Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in un video molto particolare, come infatti vi avevo anticipato, oggi andremo a vedere, a costruire insieme la futura nuova casa di Simona e Michele. Il progetto mi ha richiesto molte, molte, molte ore di registrazione e per questo motivo lo vedete in speed build, però non vi preoccupate perché saremo insieme per tutta la durata della costruzione e commenterò e seguirò insieme a voi l'avanzare, lo svilupparsi, il prendere forma di questa nuova casa. E sempre perché appunto è stato un lavoro molto lungo, nonostante i numerosi tagli e il tempo molto accelerato dello scorrimento del video, è venuto comunque abbastanza lunghetto. Per questo motivo ve l'ho diviso in due parti. Trovate il link per la seconda parte giù in descrizione sotto questo video. Ve lo metterò anche come video suggerito comunque alla fine di questo. E comunque, insomma, se siete iscritti al canale, se seguite le notifiche, vi comparirà comunque tra i feed. Li pubblicherò assolutamente allo stesso tempo, quindi potrete vederlo anche tutto d'un fiato, oppure separato e con calma se non ce la fate a vederlo tutto quanto insieme. Come vedete, ho utilizzato questa volta una tecnica di costruzione un po' diversa. Infatti, invece di cominciare con, diciamo, una struttura principale, soliti quadrati su quadrati, eccetera, eccetera, ho cominciato a costruire da una singola stanza e quindi ho costruito tutta la casa partendo, aggiungendo di volta in volta una stanza alla volta, appunto. E questo che stiamo vedendo in questo momento è proprio l'ingresso della casa. È stato in effetti un parto difficile questa costruzione, perché volevo appunto che la casa fosse in un certo modo, perché appunto come vi ho accennato già negli scorsi episodi, dalla prossima puntata vedremo Simona e Michele trasferirsi appunto in una nuova casa, e questo di oggi infatti si può considerare una sorta di prologo per il prossimo episodio, dove vedremo Simone e Michele che traslocheranno. Infatti per questo motivo questo video lo metterò sia nella playlist degli speed build, dove metto tutti gli speed build che vi propongo, ma comparirà anche nella playlist del gameplay principale, non come un episodio, ma come appunto un qualcosa di extra, come una sorta di premessa, diciamo, all'episodio vero e proprio che vedremo. Quindi, come vi dicevo, appunto, è giunto il momento per Simone e Michele di trasferirsi. Siamo sempre, questo già ve lo anticipo, lo vedremo poi meglio nell'episodio vero e proprio, siamo sempre nel quartiere di Newcrest. Abbiamo semplicemente un attimino cambiato zona, però siamo sempre lì. Perché appunto inizialmente volevo più che altro trasformare la casa dove già abitavano Simone e Michele, e dato che appunto i ragazzi ormai comunque hanno lasciato casa, perché quando comunque finirà anche il periodo adolescenziale della loro vita di studenti fuori sede, comunque poi avranno delle loro vite indipendenti da giovani adulti, andranno comunque a stare per conto proprio. Quindi diciamo che ormai Simone e Michele, la piccola Kimber, sono rimasti soli soletti. E quindi inizialmente avevo pensato di togliere le stanze di Daniele e Gabriele e sfruttare quello spazio per creare delle nuove situazioni che ho creato anche in questa casa, e poi vedremo, perché diciamo che la parte particolare, scusa il gioco di parole, di questa casa, come vedremo, sta proprio al piano di sopra. Come vedete, per adesso sta prendendo forma, per ora c'è un ingresso, un'entrata nella casa con una cabina armadio e con portaombrelli e tutto quanto, e ora quello che stiamo vedendo in questo momento è il salotto della casa, sul quale subito ci si affaccia una volta entrati in casa. E quindi il piano inferiore è appunto quello di una casa normalissima. Come vedremo, è il piano di sopra, che è quello più particolare e che racconterà appunto qualcosa di più su quello che sarà la vita adulta futura che attende Simone e Michele.
Quindi inizialmente ero partita con questa idea, però appunto da una parte mi dispiaceva cancellare le camere di Gabriele e Daniele, per quanto appunto le avrei salvate in galleria, insomma avrei tenuto la casa originale e tutto, però un po' mi scocciava rimetterci le mani su quella casa, perché comunque è dove si sono formati tanti ricordi, insomma, delle prime fasi della vita di Simona, che abbiamo seguito insomma fin dai suoi inizi, quando si trasferì, che all'epoca era solo un semplice bilocale. E poi l'altra cosa che un pochino mi dava noia, diciamo tra virgolette, è che appunto è un lotto piccolissimo, quella casa sta in un lotto 20x18 e per quanto avessi rimaneggiato il tutto mi sarebbe rimasto veramente pochissimo spazio per un giardino, e quindi invece volevo una casa con anche un giardino come si deve. E quindi niente, insomma, alla fine ho detto vabbè, è giunto il momento di cambiare casa, anche perché così appunto rifacendola da cima a fondo, facendola proprio nuova, ho potuto insomma anche fare alcune cose che magari una semplice ristrutturazione non mi avrebbe consentito di fare, e ho voluto appunto fare un'abitazione che sia anche un attimino coerente con il nuovo patrimonio familiare, con il nuovo tenore di vita che adesso ci possiamo permettere. Infatti questa casa ha un valore, poi lo vedremo meglio nel gameplay principale, però ha un valore di qualcosa tipo più di 170.000 simoleon, e è proprio cara, però appunto ce la possiamo assolutamente permettere, perché adesso abbiamo veramente tanti soldini. E intanto nel frattempo abbiamo finito di costruire il salotto e adesso siamo passati alla sala da pranzo. Questa è, diciamo, che è un'unica stanza dove poi vedrete anche costruita la cucina. Ho messo il caminetto in sala da pranzo e non nel salotto, perché mi immaginavo già la scena di quando magari faremo vari pranzi per varie festività, ora mi veniva in mente il Natale, uno su tutto, sarebbe bello appunto mettere il caminetto, quello festivo, mentre appunto ci fa da sfondo quando facciamo un bel pasto grandioso durante appunto una festività natalizia, per esempio. E quindi secondo me ci stava meglio magari appunto nella sala da pranzo a scaldarci, piuttosto che magari nel salotto. E come vedete ho lasciato appunto magari anche sia nelle pareti e anche in giro degli spazi molto tattici per poi inserire anche delle varie decorazioni festive e anche per andare a trasferire tutte le foto che comunque abbiamo appese nella casa vecchia, perché comunque nel corso del tempo abbiamo scattato tante foto, abbiamo tanti tanti ricordi, e quindi insomma è giusto anche portarli in questa nuova casa. E questa invece è la cucina che prende forma. Come vedete qui mi piaceva fare un qualcosa di diverso, volevo appunto fare una sorta di piano rialzato, in realtà è un piano abbassato, come se appunto si scendesse qualche gradino appunto per andare in cucina. E ho messo poi, ora lo vediamo meglio, insomma un murettino a separare, quindi diciamo che le due stanze sono comunicanti, però appunto è carina questa cosa che appunto c'è questo muretto, e quindi magari mentre uno cucina, mentre uno fa le cose, riesce insomma anche a vedere nella sala da pranzo, no? Un po' come si vede a volte anche in alcune case che usano più negli Stati Uniti d'America, non mi viene in mente, non so se avete presente, se avete mai visto Happy Days, e insomma loro hanno questa cucina dove appunto c'è una sorta di, diciamo, di apertura tipo passavivande, proprio che mette in comunicazione la cucina col soggiorno, diciamo. Non ho messo qui il bar, però come avete visto nella sala da pranzo ho messo il bar, il barrettino, quello di Vintage Glamour a forma di mappamondo, e poi ne metteremo uno vero e proprio anche fuori in giardino, quindi insomma la cucina l'ho fatta un pochino più
più piccolina, perché tanto alla fine staremo più che altro, cioè anche per mangiare, useremo sfrutteremo la sala da pranzo, e anche perché comunque alla fine, appunto, se invitiamo persone a casa ci serve la sala da pranzo, e solo per Simone e Michele, insomma, va benissimo. Oppure d'estate c'è anche il tavolino fuori, si può mangiare fuori, come appunto vedrete poi più avanti nella costruzione. E quindi diciamo che alla fine la cucina serve proprio appunto per cucinare, appunto. Qui adesso farò un angolino con tutte le cose di caffetteria, quindi con la macchina del caffè, con la macchina del tè per fare le tisane, che sarà fondamentale per la nostra Simona. E quindi diciamo che la cucina ci serve appunto più che altro per cucinare, quindi poi vivremo di più le altre zone della casa. Ho fatto comunque degli spazi aperti, cioè sono stanze suddivise, però come vedete non ci sono porte, a parte chiaramente per il bagno, ma gli spazi sono separati da queste specie di grandi arcate che ho ricavato appunto mettendo le architravi e mettendo appunto delle colonne per dare un senso proprio di arcata, in modo comunque da dare più luce a tutta la casa e dare comunque un senso più di spazi aperti. È bello perché in ogni stanza della casa comunque si apre anche sulle altre stanze, quindi dà più un senso di spazio, appunto. Quindi, come vi dicevo, poi tra l'altro, giustamente qui ci vuole anche un piccolo stereo se vogliamo ascoltare la musica in sala, e anche una console da videogiochi. E ora ci accingiamo a costruire il bagnetto, insomma il bagnetto, il bagno del piano inferiore, quello a cui potranno accedere anche i nostri ospiti quando ci verranno a fare visita. E poi, come vedremo, ce ne sarà ovviamente uno al piano di sopra. E mi sono un po' sbizzarrita col rosa, col violetto, con questi colori qua, come state vedendo. Comunque, come vi dicevo, questo è un lotto molto più grande rispetto a quello che avevamo nella casa vecchia. Se quello della casa vecchia era un 20x18, questo è un lotto 40x30, quindi almeno abbiamo tutto lo spazio a disposizione per costruire in santa pace. Non mi sono comunque allargata con le dimensioni della casa, le ho fatte comunque proporzionata a dimensione umana, e anche perché comunque già così, insomma, perché poi ho fatto, insomma, tanto giardino, eccetera, già così viene a costare parecchio, perché come vedrete è un lotto abbastanza complesso, a tante stanze, a tante stanze. Poi capirete anche quando vedrete il piano superiore. Già soltanto che al piano inferiore abbiamo un ingresso, un salotto, una sala da pranzo, una cucina e un bagno. E anche qui, ragazzi, come state vedendo, ho messo le lavatrici. Voglio giocare molto di più con appunto lo staff pack del bucato. Tanto ora comunque Michele e Simona hanno dei turni che è più che sono a casa che quando sono a lavorare, insomma abbiamo tutto il tempo anche di fare una lavatrice, anche perché insomma è tutto molto più realistico effettivamente, se vogliamo. Chiaramente ho messo lavatrice asciugatrice perché sia mai che Simona snob con me si sprechi di lavare i panni a mano nella cesta o a stendere fuori. Siamo assolutamente high tech, super tecnologici, questo assolutamente. Però, insomma, almeno facciamo anche qui la lavatrice, così siamo ancora più realistici nel nostro gioco. E adesso ecco qui che piano piano gettiamo le basi per il piano di sopra. Quindi qui vedrete che rimaneggerò mille volte la struttura, aggiusterò i muri, perché, insomma, piano piano appunto ho proprio costruito stanza per stanza, e quindi via via che prendeva forma decidevo, capivo e mi rendevo conto di che cosa volevo. E come appunto vi dicevo proprio all'inizio, è stato veramente un parto questa costruzione, perché appunto
L'avrò cominciata mille volte, appunto inizialmente costruendo tutta la struttura di base, quindi la prendevo, poi la ricancellavo, poi la ricostruivo e non mi andava mai bene. E poi però avevo bene in mente come volevo che fossero le singole stanze, grosso modo, e quindi ho detto, ma perché devo partire con una costruzione globale quando invece posso cominciare di stanza in stanza? Ed effettivamente in questo caso è stata per me la formula migliore, perché poi a quel punto l'ispirazione è partita, si è impadronita di me e diciamo che la costruzione è andata avanti piuttosto fluida, anche se veramente mi ha richiesto praticamente una settimana di lavoro in cui io mi sono quasi esclusivamente dedicata soltanto a questa casa, perché appunto è molto complessa, insomma, ci sono, poi come dire, ci sono tanti dettagli su cui soffermarsi e quindi poi io, lo sapete, sono un po' lenta, non faccio una cosa, poi la ricambio, poi non mi piace, la devo ricambiare ancora, ci ritorno su 20.000 volte, sono un po' puntigliosa finché non vedo che la cosa viene come ce l'ho in testa o comunque in maniera simile, non sono contenta. Quindi a voi ho risparmiato tutto questo, chiaramente, perché ai fini, insomma, di una visione sarebbe stato abbastanza noioso, e vi assicuro che veramente ho tagliato tantissimo, ho tagliato tantissimo. Infatti anche il montaggio mi ha richiesto davvero tanto tempo, perché insomma è stato un video abbastanza complesso, ed è per questo che appunto anche avevo, cioè, siccome già prevedevo, avevo deciso comunque di dedicare un video a parte per questo. E adesso, ragazzi, cominciamo con la parte interessante. Abbiamo visto che il piano di sopra sbuca direttamente nella camera da letto, tanto alla fine ci siamo soltanto noi, non è che ci sono altre camere di altri inquilini. E adesso cominciamo a costruire il mondo di Michele. Questa infatti è proprio la stanza di Michele. Questo è il suo rifugio, high tech da super nerd. Infatti Michele in questa seconda fase della sua vita, ormai con la carriera ha fatto tutto, ha realizzato l'aspirazione, l'ha massimizzata, quindi si potrà finalmente concentrare su la sua abilità di videogiochi. E questa quindi è proprio una stanza dei giochi tutta per lui. Chiaramente c'è è anche il suo studio, ho messo anche la scrivania con il computer e ho messo il mega televisore, quello che aveva ottenuto con la promozione della carriera, gliel'ho già messo, insomma, io qui nello studio. Il mega schermo con la console per videogiocare come si deve, e come vedete, insomma, ho messo altre quattro poltrone, perché ovviamente faremo i grandi tornei e le grandi riunioni per giocare anche con gli amici. Ho messo tutto, anche la macchinetta dei giochi arcade e anche la piattaforma dei videogiochi e vari poster relativi proprio ai videogiochi. E se vi domandate il perché di quelle pareti di pietra e i pavimenti di pietra, è perché ho voluto fare la stanza come se ricordasse una sorta di dungeon, proprio per ricordare un po' anche le ambientazioni sia di vari videogiochi che anche poi di vari giochi di ruolo di ispirazione stile Dungeons and Dragons e altri giochi di genere fantasy, sia giochi che videogiochi. E adesso quella che stiamo per costruire, che sta prendendo forma, è proprio il mondo invece di Simona. E adesso, prima di continuare, io vi lascerei qui con un po' di suspense, quindi interromperei qui il video su questa prima parte e direi che nella seconda possiamo quindi scoprire quello che sarà invece appunto il mondo di Simona in questa nuova casa. Quindi ci vediamo nella seconda parte di questo video.